Nei giorni scorsi il presidente di ASA Federalberghi, Giuliano Boscolo Ceggion, ha avuto modo di esprimersi riguardo la situazione sicurezza a Chioggia Sottomarina, lamentando uno stato non certo rassicurante. Nell'occasione c'era giunta l'immagine di un'auto capottata da una banda di teppisti. Abbiamo colto il suo messaggio come tentativo di voler dare una scossa al sistema che sembra accettare il tutto con rassegnazione. Ma la situazione non sta migliorando, tutt'altro. Questa notte un'altra spaccata ai danni di un'attività di parrucchiera in centro storico che va a seguire l'innumerevole teoria di casi analoghi accaduti e che portano apparentemente sempre verso un solo responsabile. Forse non se ne accorge nessuno della droga che scorre in città e che diventa anima e motore di questa microdelinquenza che porta a far percepire il territorio sempre meno sicuro, cosa che si ripercuote sulla vita di tutti, turisti e residenti. Non è tranquillizzante per nessuno trovarsi faccia a faccia con qualcuno che fa il pendolare in tribunale dalla parte dell'accusato per reati che vedono tra i capi effrazioni e percosse. Eppure quel qualcuno ieri sera era in calle a Chioggia durante la parata di rientro dei figuranti della Marciliana, non sembrava certamente in perfetta forma fisica, ma era un passo dalla folla. Questi individui in piena libertà, la droga che circola senza freni, le spaccate continue, lasciamo perdere i quattro ragazzini che cresceranno comunque prendendo forza e l'ignoranza dilagante del codice della strada. Dire che siamo un'isola felice rispetto ad altre realtà non è consolante, ci sono certamente realtà in condizioni peggiori della nostra, ma è una magra consolazione. Se le situazioni problematiche non vengono arginate, non possono far altro che peggiorare. Che ci sia una situazione critica lo vedono tutti, i commercianti in primis, ma nascondere la testa sotto la sabbia e voler nascondere la china che Chioggia sta prendendo significa sottovalutare i fatti oggettivi. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Finalmente una giornata più che soddisfacente per il settore balneare. Tanti turisti che oggi, grazie alla buona giornata, si sono riversati a Sottomarina. Dopo numerosi fine settimana di meteo incerto e temperature fresche che hanno ostacolato la voglia di andare in spiaggia, questa mattina i turisti sono giunti riempiendo i parcheggi e le spiagge, dando il via, ci si augura, a una bella stagione balneare. Diga Sud è logicamente meta di tanti turisti che la ritengono ormai irrinunciabile e tante le barche a vela fatte uscire dalle darsene. Pieno anche il centro storico, protagonista in questa Marciliana che oggi pomeriggio dalle 18 culminerà nel tiro delle balestre grandi da banco in piazza Duomo. Sarà come al solito un tasto dolente l'uscita da Chioggia per il rientro dei pendolari alle proprie abitazioni. Una situazione che convive con Chioggia e che oggi probabilmente sarà ancora più pesante, essendo chiuso lo sbocco per il centro storico proprio in occasione della manifestazione. Sarà infatti divieto di transito in calle San Giacomo e Corso del Popolo fino alla rotatoria di Campo Marconi dalle 17:20 e dalle 15 alle 20 in piazza Raimondo Calcagno e Calle Duomo. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Si è concluso il progetto Marciliana della scuola primaria Caccin. Proprio ieri sono stati impegnati i bambini più piccoli con canti e balletti davanti al palazzo Loggia dei Bandi. Oggi presso la contrada di Sant'Andrea una rappresentanza delle bambine della classe quinta D della scuola primaria Caccin sono state coinvolte nella lavorazione del tombolo. Per imparare quest'arte si sono impegnate lungo l'anno scolastico appena trascorso e il precedente a scuola per 2 ore la settimana, seguite dalle insegnanti della scuola di Merletto di Chioggia. La speranza delle insegnanti è che le bambine si appassionino e possano in futuro continuare affinché questa antica arte del nostro territorio non vada perduta.
Lunga tutta la mattinata di oggi sono stati molti turisti ad essere incuriositi nel vedere bimbe così piccole impegnate in questa antica arte. Per tutta la mattina si sono fermati a fotografarle o a guardarle, intente a non sbagliare il punto. Lo scorso anno la scuola primaria Caccina ha dedicato interamente la festa della primavera alla Marciliana e la collaborazione con il comitato che la organizza è costante, insegnando ai ragazzi a conoscere e ad apprezzare la storia di Chioggia e le antiche tradizioni. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. La Marciliana è un evento che celebra le tradizioni medievali di Chioggia e si tiene annualmente riportando alla luce la storia e la cultura della città. Tra le varie attività e rievocazioni storiche, i cordai della Marciliana giocano un ruolo significativo, rappresentano un'antica professione che era vitale per la comunità locale. I cordai erano artigiani specializzati nella produzione di corde, un'attività fondamentale per una città marittima come Chioggia, dove le corde erano essenziali per la navigazione, la pesca e i vari altri usi commerciali e domestici. Durante la Marciliana i cordai rievocano le tecniche tradizionali di lavorazione delle corde, utilizzando materiali e metodi autentici dell'epoca medievale. Gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì 8.30 a 12.30, 14.30 a 18.30 in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento.